oggi prepariamo il caldo freddo ai frutti di bosco composto da gelatina in zuppetta al trentodoc e vaniglia e frutti di bosco caldi con mousse di ricotta iniziamo con la preparazione della zuppetta in un pentolino portiamo a bollore 70 g di trentodoc con lo zucchero e aggiungiamo la colla di pesce precedentemente ammorbidita in acqua fredda la lasciamo raffreddare tutto e aggiungiamo poi il rimanente 30 doc con i semi interni della stecca di vaniglia, una grattata di buccia d'arancio e lasciamo raffreddare il tutto in frigorifero per circa due ore. Adesso dobbiamo preparare la gelatina. In un pentolino scaldiamo circa 35 g di sciroppo di sambuco. A parte, mettiamo bagno la colla di pesce in acqua fredda, la strizziamo ed aggiungiamo al sciroppo di sambuco. Lasciamo raffreddare il tutto e aggiungiamo il rimanente sciroppo di sambuco con il trento e piano piano andiamo a riempire gli appositi stampini con la gelatina e i piccoli frutti lasciandoli riposare in frigo per almeno due ore. A questo punto prepariamo la mousse di ricotta dal peggio. Setacciamo la ricotta, aggiungiamo lo zucchero a velo, a parte mettiamo a bagno la cola di pesce, la strizziamo e in un pentolino scaldiamo del grammarnier che ci aiuterà a sciogliere ulteriormente la colla di pesce. Facciamo raffreddare il tutto e aggiungiamo al composto della ricotta. Montiamo la panna e amalgamiamo il tutto lasciando poi riposare per due ore in frigorifero. Arrivati a questo punto prepariamo i frutti di bosco caldi. In un pentolino facciamo sciogliere il burro, aggiungiamo lo zucchero e lo facciamo imbiondire. Aggiungiamo il vino rosso corposo, il gonzalier della cantina Grigoletti, lo facciamo ridurre del 50%, aggiungiamo i frutti di bosco e li facciamo amalgamare al tutto, scaldandoli leggermente. Arrivati a questo punto iniziamo ad assemblare il piatto. Leviamo la zuppetta dal frigo e, con l'aiuto di una frusta, la sbattiamo, la poniamo sul piatto e al centro vi poniamo la gelatina e i frutti di bosco. Andiamo a disporre i frutti di bosco caldi sull'altra parte del piatto e, con l'aiuto di un cucchiaio, formiamo con la mousse di ricotta una pallina ovale che andrà posta al centro dei frutti di bosco. Il piatto è pronto e buon appetito a tutti voi!